ai bambini e alle donne in Burkina, così nei nostri oratori e nella nostra vita di tutti i giorni. Un viaggio in 6 semplici quadri, accanto ad una persona speciale del passato, ma potremmo dire del presente, il beato padre Francesco Pianzola. Tanta è l'emozione, ma se questa non ci fosse, saremmo forse delusi. Ci siamo anche molto divertiti, perché è stato bello creare insieme dal nulla i testi, i movimenti, le interazioni, le musiche e le danze. Le ragazze e i ragazzi sono stati davvero eccezionali e credo meritino fin d'ora un applauso di incoraggiamento. Thank you.
prendere suono con tutte le note del pentagramma, chiaro? Sì, visto che sono stonato faccio cantare te come salmo. Oh. Potete pure picchiare, ma io non reagirò. E ricordate, mettetevelo bene in testa. Così come con i vostri pregi e con i vostri difetti. Dio li ama. Ma vabbè. Ti ho detto Dio. Boh, io non l'ho mai incontrato, e tu? Non ancora, ma... la voce di Gesù nel vostro
stanche e affannate, tanto triste. Quanta fatica! Sono tanto stanca e sono preoccupata perché sono 2 settimane che non sento i miei genitori. Quanto ci dà male la mia schiena, dopo che ero, non bisogna per far mangiare la mia famiglia. Siamo donne, tutti ne approfittano perché sanno che per i nostri figli possiamo sacrificarci. Quanto lavoro e quanta fatica, e le zanzare, quante punture! Don Pianzola incontra per la prima volta Annetta, quando è appena 14enne. E subito intuisce che sarà lei a guidare la congregazione delle suore missionarie dell'Immacolata Regina della Pace, donne da lui formate che salveranno molte altre donne nelle molteplici missioni nel mondo. Ehi Annetta, queste donne portano in se stesse il destino di quella madre di Dio, modello di tutte. Mi commuovono, che ingiustizia. Vorrei fare per loro molto di più. Care donne, vi batterò al vostro fianco, non vi lascerò da sole. Con la preghiera e il Vangelo troveremo la forza di permettere queste ingiustizie. Molto ansioso perché deve concludere un grosso affare da svariati milioni di euro e non risponde neanche alla telefonata della famiglia. Che cosa vuole ancora mia moglie? Devo concludere quell'importante affare per quella prestigiosa azienda. Ci sono in ballo molti di soldi e lei è lì che mi stressa perché vuole che passi più tempo con il nostro figlio. E già, e che paga i compiti, le spese e poi la mia carriera è assolutamente importante. Caro uomo, tutti i soldi e le carriere non ti daranno le gioie che la tua famiglia e Gesù hanno in serbo per te. Ricorda che ogni momento è buono per pregare, il giorno come la notte. Tutto il resto è paura del futuro, non fede nel Signore. Torna a casa adesso.
e si prega soltanto. Ma sì, dai, dai, che ti divertirà, facciamo un sacco di giochi divertenti, ce l'ha bene. Uffa, vedremo. Ciao. Ciao. Ciao, è la prima volta che vieni qua? Sì. Come ti chiami e quanti anni hai? Davide, ho 9 anni. Ti va di andare a giocare insieme agli altri? Sì, vado a giocare. Vai. Wow, è proprio bello fare l'animatore, e anche l'esperienza che stiamo facendo adesso. Chissà chi ha creato tutto questo? Ciao, bella domanda. Ragazzi, vi ho sentito parlare, ma se siete così curiosi, ve lo posso raccontare io. Tutto è iniziato tanto tempo fa grazie a Don Francesco Pianzola. Allora ragazzi, avete capito qual è l'importanza di volersi bene e di aiutare quelli più bisognosi? Sì, sì. Allora ragazzi, affidiamoci al Signore e andiamo a giocare. Ci riusciremo. Nascerà il nostro oratorio. Allora, avete capito da dove è iniziato tutto? Ho avuto una magnifica idea. Certo, Don Francesco è riuscito a realizzare il suo sogno. Sì, sì, certo. Ci vediamo sabato prossimo, vero? Sì, ciao. 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 Thank you.
Yeah.
Grazie.
La verifica di oggi per me era facilissima. Anche per me. Io invece l'avevo presa e buttata nel cestino. Ehi ragazzi, cosa fate domani? Io mattina vado al catechismo e pomeriggio all'oratorio. Dove andate all'oratorio? Io a Santa Maria, e tu? Io vado a Malosna, ma mi piacerebbe venire qualche volta a Santa Maria per passare un pomeriggio insieme a voi. E dai, vieni, così stiamo un po' insieme. Poi magari sabato prossimo veniamo noi a Malosna. Ok, glielo chiedo a mia mamma e mi faccio accompagnare a Santa Maria. E dai! Sor Pasqualina, potrebbe venire una nostra amica che in realtà è di Malosna, ma vorrebbe passare un po' di tempo con noi. Ma volentieri, volentieri. Anzi, vada a chiamare così te la fai conoscere. Via, Sofia! Sor Pasqualina, lei è Sofia, molto felice di conoscerti. Sor Pasqualina, io sono Sofia. Sono proprio contenta che tu oggi sia qui. Grazie, ma anche tu sei una suora come Suor Maria Malosna? Sì, sono una suora come Suor Maria. Forse il vestito è diverso. Sai, noi siamo più giovani. Yeah.
Il 22 marzo 1983 la Santa Sede viene inaugurata. Fu esaminata positivamente dai consultori teologici nel 2004. Il 26 giugno 2006 Papa Benedetto XVI lo dichiarò venerabile. Certamente la Chiesa, nelle sue varie articolazioni, ha valutato con cura soprattutto la vita e le opere di questo uomo santo, ispirato da Dio. Peraltro, come potenziale miracolo valido per la beatificazione, è stato esaminato il caso di Pietro Ricolone, un quindicenne che mentre stava maneggiando un fucile da caccia fu inavvertitamente ferito al volto ed entrò in coma. Molti iniziarono a invocare padre Cantora e la mamma del ragazzo ricevette una sua reliquia in un fazzoletto e gliela mise in fronte. Il ragazzo migliorò fino ad essere dichiarato clinicamente guarito. E la consulta medica della Congregazione dei Santi si pronunciò favorevolmente circa l'inspiegabilità della guarigione. Ci sono miracoli grandi e piccoli, fatti che avvengono inspiegabilmente o che noi umani non riusciamo a decifrare. Tutto ciò, se da un lato ci rende consapevoli dei nostri grandi limiti, dall'altro ci apre la ricerca di altro, è totalmente altro. E allora capita di scoprire un Dio capace di amarci, stupirci, donarci cose inattese e appunto talvolta miracolose. È avvenuto anche a noi con questo musical, un piccolo miracolo a cui inizialmente non avremmo mai pensato. La misericordia di Dio è davvero sconfinata e ci ha regalato queste splendide nuove relazioni, amicizie, fatiche condivise. Il miracolo di una comunità che si mette in ascolto e in cammino, che prova a valorizzare i talenti di tutti e di ciascuno, che si apre a chi è solo apparentemente lontano, ma ha un cuore come il nostro, talvolta più generoso. Una comunità che accoglie le ricchezze inattese, che lo Spirito Santo continuamente ci offre. Sta a noi comprendere e sapremo farlo se agiremo come questi nostri ragazzi che senza rumore si sono buttati in un'avventura azzardata e sinceramente gratuita. Grazie Signore per il dono del beato Pianzola, grazie per questo nostro lavoro, per il miracolo di stare insieme nella ricerca semplice e bellissima di amarci come tu ci insegni a fare. Il bene che non vuole da fastidio, che può
paradossalmente generare invidia e cattiveria. Dobbiamo avere più coraggio, sì, oggi, qui ed ora, per aiutare il nostro Signore a far venire il suo regno, a creare relazioni vere, umane, d'amore. Sapete, c'è solo un modo per fare questo. Bisogna ritornare al Vangelo. È vero, il Vangelo di Gesù, la buona notizia, la fonte dell'autentica felicità, la via della salvezza. Signore, tu ci insegni ad amare tutti e ciascuno, ad amare tutti i nostri nemici, ad amare la vita sempre e comunque, ad amare i poveri, la natura, gli animali, tutto canta la tua lode. Vero Francesco? Vero Francesco? Oh, qui a Santa Maria si saltano i secoli in un anno? Come niente? Niente. Non niente Francesco. Il santo Francesco. Il papa Francesco. Francesco, un nome, una garanzia. Alcuni non sapevano perché il vescovo di Roma ha voluto veramente chiamarsi Francesco. E alcuni pensavano a Francesco Saverio, a Francesco de Sales, anche a Francesco de Assisi. Io vi raccontare la storia. Nell'edizione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di San Paolo e anche il prefetto emerito della congregazione per il clero, il cardinale Claudio Gomez, un grande amico, un grande amico. E quando la cosa divenne un po' pericolosa, lui mi confortava. E quando i voti sono saliti ai 2/3, che viene l'applauso consueto, perché è stato lui che papà. E lui mi abbracciò, mi baciò, mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. Poi, subito, con in relazione con lui, ho pensato a Francesco di Assisi. Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco l'uomo della pace. E così è venuto il nome nel mio cuore, Francesco d'Assisi. E per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato. In questo momento anche noi abbiamo col creato una relazione non la comune, no? E l'uomo che ci dà questo spirito di pace è l'uomo povero, ma come vorrei la Chiesa povera, che per i poveri. Seguirti, Signore, con la via della salvezza, nelle strade che paiono cadere a pezzi ad ogni momento. Quante volte ci sei?
siamo persi, soli. Ma tu, Signore, sei la via, la verità e la vita, e noi vogliamo godarti e ringraziarti. Alleluia! Thank you.
Mi è venuto in mente, abbiamo ringraziato tutte queste persone perché tutte si sono messe dentro a fare delle cose, ma vorrei che ringraziassimo sempre tutti, anche chi è presente, perché il fare è mosso da una passione e se non c'è la passione non si fa. Allora il grazie è perché coltiviamo quelle passioni che abbiamo dentro, no? E forse delle volte anche delle follie, perché con Alberto ne abbiamo di follie. Io sono amica di Alberto perché anch'io ho delle follie che sto facendo in altri ambiti. E quindi se non si è un po' folli, queste cose non si fanno, Non si fanno. Allora coltiviamo le passioni e delle follie che mettono insieme, che aiutano a godere di questi momenti. A proposito di questi giorni c'era un allora fuori da questo territorio c'era un alone di mistero su cosa sarebbe successo questa sera. Però l'unica cosa che mi viene in mente come termine è veramente miracolo, non nel senso che è quasi impossibile che succeda, ma quei miracoli quotidiani che ti danno lo spaccato della genuinità, della freschezza, della gioia. Ecco, io credo che avete veramente ci avete aiutato a dare un'impronta parrocchiale. Il futuro parte da quella gioia. Hai visto che la gioia, sono Martino, dove sei? Non so, ti vedo forse. Sono Martino. Penso che lei. Si è nascosto. No, la dimensione. Ah, la gioia è chiara. No, ma non volevo intervistarti, tranquillo. No, lo spaccato della gioia è l'unica cosa che a un certo punto fa da collante a tante altre cose. Insistiamo su questo e andiamo avanti. Grazie a tutti.